Siamo in compagnia di Vito Rizzo, ideatore e organizzatore del Festival Incontri, che quest'anno ha trattato il tema della vita. Tre gli appuntamenti più un'anteprima, quest'anno si è aggiunto anche il Vallo di Diano. Allora, Vito, com'è andata dal pubblico presente? Abbiamo riscontrato un grande successo anche quest'anno. Beh, sicuramente portare la teologia in piazza è una scelta un po' particolare, però anche quest'anno abbiamo avuto tante persone che hanno partecipato dal vivo. Devo dire, tante si sono impigrite sapendo che c'era la diretta di Cilento Channel e sono rimaste a casa, però le piazze erano piene per affrontare argomenti delicati come quello della vita declinato sotto tanti punti di vista. Abbiamo toccato il tema della vita nell'arte a Caggiano, con la professoressa Giuliana Albano. Abbiamo poi affrontato il tema della sacralità della vita con il professor Marcello De Maio ad Ascia Marina e abbiamo concluso con una piazza gremitissima ad Agropoli con Don Luigi Maria Ipicoco che ha parlato della vita in Cristo. Ovviamente tu sei già al lavoro per la terza edizione nel 2020, puoi darci qualche anticipazione, puoi dare qualche anticipazione ai telespettatori di Cilento Channel che sicuramente vorranno sapere. Beh, diciamo che confermiamo la formula itinerante, toccheremo anche quest'anno, l'anno prossimo come quest'anno, i comuni del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, anche perché il parco, sostiene questa iniziativa. Il tema sarà, dopo la felicità e la vita, la donna. La donna che, naturalmente ha una centralità fondamentale nella vita di ciascuno di noi, quindi non soltanto le donne, ma anche gli uomini dipendono dalla donna nella loro felicità e anche nella loro vita perché sono stati messi al mondo da una mamma. Quindi è naturalmente un tema affascinante che noi ne declineremo in chiave teologica proprio per inquadrare la donna nel disegno di Dio. Bene, e per tutti coloro che insomma ci stanno chiedendo quando andranno in onda le repliche delle quattro appunto puntate del Festival Incontri, diciamo che dopo Ferragosto ci sarà un servizio dove Vito ecco, svelerà gli orari e le date esatte delle repliche che poi saranno in onda sul nostro canale. Quindi grazie Vito e ci rivediamo la prossima settimana, quindi dopo Ferragosto, per scoprire quando andranno in onda su Cilento Channel le repliche del Festival Incontri.